Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi andremo a vedere come preparare la pasta sfoglia al pistacchio. Vediamo assieme gli ingredienti: una pasta sfoglia rettangolare, 4 uova, 1 litro di latte, 200 g di pistacchi, 100 g di zucchero e 60 g di maizena o amido di mais. Andiamo alla preparazione. Adesso che abbiamo pesato i pistacchi, li abbiamo messi dentro nel contenitore del mixer e andiamo a frullarli. E adesso mettiamo 20 g di olio di semi. Passiamo tutto il contorno e riprendiamo a frullare. Ecco, dopo 10 minuti di lavorazione siamo arrivati a questo risultato qua, molto cremoso e apparentemente siete ancora un filino pistacchio, ma appena. Comunque secondo me è la consistenza giusta, però poi vedete voi se lo volete ancora più fine andate avanti a frullarlo. Adesso prendete il pentolino e mettete il litro di latte a scaldare, non a bollire, solo a scaldare. Tanto che il latte scalda, iniziamo a preparare il composto di uova e zucchero. Facciamo le uova intere. Mettiamo 100 g di zucchero. Intanto andiamo a prendere la frusta e iniziamo ad amalgamare il tutto. Che lo zucchero è incorporato, mettiamo l'amido di mais. Adesso che il latte è caldo, ho fatto una specie di panna sopra, andiamo a metterlo un po' dentro alla crema e mescoliamo. Adesso andiamo a mettere la crema tutta dentro il latte.
Intanto accendiamo il fuoco e facciamo scaldare. Portiamo ad ebollizione, almeno si rapprende la crema. Mi raccomando, sempre a mescolare. Prima, se diventa un po' dura, prendete una marisa per togliere tutto dai bordi. Poi andiamo a mettere dentro la crema al pistacchio. Adesso gli ho abbassato il fuoco, almeno si scioglie tutta la crema. Oddio, perché la crema è una pasta al pistacchio. Ecco che la nostra crema al pistacchio è pronta. Quindi si dà. La facciamo raffreddare, si raffredda ancora un po' di più. E la poi si può mettere dentro la sac à poche per decorare con le torte o quello che volete. Io faccio una mille foglie di pistacchio. Adesso andiamo a spostare, a mettere dentro una boule di acciaio e la mettiamo in frigo. Ok, andiamo a versare la nostra crema nella boule che dopo andremo a mettere in frigo. Ok, questa crema mettiamola dentro, diamo una mescolata che non si raffredda prima. Mettiamo un attimo che si raffredda un po', dopo mettiamo la pellicola a contatto. Adesso prendiamo la sfoglia, la apriamo. Ok, la tagliamo in tre parti uguali, prendiamo un metro. Ecco che misuriamo col metro. Sono circa 33, facciamo 11 per ogni pezzo. Idem dal di qua. E 11. Adesso andiamo a tagliarle. Facciamo così.
e un taglio bene fritto. Un sorto. Bello dritto. Ok. Adesso andiamo a bucherellarle. Almeno fa la cottura un po' più omogenea e non si gonfia. Abbiamo la pacca da forno. Mettiamo dentro, mettiamo in forno per la cottura 15 minuti a 200 gradi forno statico. Ecco la nostra crema che è ben raffreddata. Andiamo a riempire la sacoche. Ok, ci aiutiamo con un bicchiere. Ma prima di andare a mettere dentro la scapoccia, andiamo a girarla con la frusta. E diventa più omogenea, come vedete. Andiamo a riempire la sacoche. Ok. Ecco che la nostra sacoche è pronta. Andiamo a metterla nel frigo finché non si raffredda la pasta frolla. La pasta sfoglia. Andiamo a comporre il nostro millefoglie.
mettiamo su un strato. Oggi vi lascio con un dubbio: sarà buono o non sarà buono? Fatelo!